per me suonare è un divertimento soprattutto. Io quando suono mi diverto un sacco, dovunque e comunque, insomma. Mi piace quando faccio divertire la gente, quindi il juggling, diciamo che è una tecnica, uno stile che io ho appreso andando alle alcune serate e divertendomi particolarmente sentendola. In Italia la prima persona alla quale l'ho sentito fare in un certo modo, come veramente mi entusiasma, è unica persona, è stata DJ Indy. E io, sentendo lui, mi divertivo un sacco, mi emozionavo. Già suonavo, già compravo dischi, già collezionavo, poi sentendo lui mi si sono aperte delle porte, ho detto mamma mia che bello, mi piace. Il juggling è un'emozione più che una tecnica, cioè una cosa, appunto, non conta quanto tu sei veloce a cambiare il pezzo, ma anche a quanto ci sta bene con quello di prima. Non c'è una definizione esatta di questa cosa qua, non è una tecnica che si impara a scuola o in un corso da DJ. Io posso insegnare a chiunque a mettere a tempo due dischi, a insegnargli a leggere la musica, la metrica e quant'altro, però poi per venirti bene ce lo devi avere, c'è proprio una cosa, un flusso, è quello. Leva sulla traccia, ci dicendo come sua. Prendo la zona dove l'aria non è buona. Fumo la mia cuore, non mi pungo con la strada. Caccio la mia rima per i cani sciocchi della strada. E tanto il numero dei cani sciocchi sta salendo. Se ancora non mi vede, una questione di tempo. Cani sciocchi nelle città. Alzalo il volume con il boom boom cia. Nel primo minuto del tuo ultimo mix c'è, sì, c'è la base di una canzone di Neffa, una canzone. Sì, puoi sentire il funk. Puoi sentire il funk. Partendo da là, lui è un nome storico della scena, è stato un nome storico della scena hip hop italiana. Quanto ti ha influenzato quella scena e che cosa trovi interessante adesso nella scena? Quella scena mi ha influenzato tanto, ma non soltanto musicalmente, anche umanamente. Infatti a cantare poi su quella base di Puoi sentire il funk. C'è Soul Boy, che diciamo che per me, ma per tanti, rappresenta proprio il capostipite della scena black, hip hop, reggae in Italia. Conta molto perché ho collaborato con molti di questi personaggi, diciamo da DJ Trix, con il quale ho lavorato per anni alla distribuzione e all'importazione di dischi dalla Giamaica, e anche per dire il sound storico di Taranto Sisma e tutta gente, appunto. Sono stati, diciamo, fonte di ispirazione, maestri e anche soprattutto ottimi amici. E diciamo, sono contento di essere legato di più a quella generazione, di avere un legame comunque così forte con quella generazione, perché comunque sono quelli che hanno iniziato, hanno cominciato a fare queste cose, hanno una certa cultura, diciamo, cioè quando la radice è solida, è grossa, le robe crescono meglio sicuramente, capito? Adesso è tutto più veloce, l'approccio alla musica è cambiato, cioè, anche dal supporto col quale si suona, non si suona più coi vinili, è impossibile trovare, cioè, è difficilissimo. Io tuttora continuo a collezionarli, ho una discografia abbastanza grossa, però suono col serato da anni, ma per vari motivi, sia per comodità e appunto perché comunque poi mi piace stare al passo coi tempi, indubbiamente, capito? Quindi. Il fatto che la musica sia facilmente così scaricabile e si possa trovare così facilmente porta tutti ad avere tutto, fondamentalmente, capito? Quindi poi ci sono i nuovi programmi, i nuovi software che ti permettono di
di imparare a suonare più facilmente, insomma con i vinili certe cose non le sapevamo fare in tre, adesso magari col serato le fanno in 30. Poi la differenza sta appunto in quello che metti, in come lo metti, e si vede, la gente lo sente comunque, no? Non so dirti bene perché ancora non l'ho capito neanche io, però... Ho una grossissima passione io per il soul, particolarmente, comunque che poi è quello dal quale nasce tutto. Mille pezzi reggae sono cover di pezzi soul, tutte le basi rap sono campionate da pezzi soul, quindi insomma è stata proprio una necessità di andare indietro nel tempo anche per conoscere le radici della musica che mi piace, che ascolto. Quindi cerco di proporre anche quando suono una roba 360. La mia ispirazione appunto non sono i club con le ballerine, con l'ultimo pezzo di 50 Cent, ma sono i DJ set di Jazzy Jeff, i party che possano essere in spiaggia o all'aperto, dove si suona di tutto, però bella musica, la gente si diverte, anche conoscendo quello che sta ballando. Quello è quello che mi piace, che mi ascolto e che seguo, che cerco poi di riproporre, indubbiamente. Allora, il mio ultimissimo lavoro si chiama Mad Chillin, è un mixtape di 60 tracce che è uscito ad agosto. E diciamo che rispecchia in parte il mio gusto musicale, ciò che mi piace fare. Infatti spazia, diciamo, c'è del soul, del reggae classico, dell'hip hop, del funk, del new soul, insomma. Quello che mi piace fare appunto è spaziare da sempre. Ho iniziato comunque suonando dancehall, reggae principalmente, no? Ho iniziato a collezionare vinili dal Foundation, le etichette storiche, a Studio One, alla roba degli anni 60, 70, 80, fino alle ultime robe nuove, fino al Bashment, che indubbiamente poi riempie le mie selezioni spesso e volentieri anche nei club dove si suona dancehall, nei posti dove si suona dancehall adesso.